siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo nella nostra postazione di Radio Bruno, è un piacere, è un onore avere il maestro Giovanni Allevi, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito, l'onore è davvero tutto mio. Maestro, diamoci naturalmente sì. del tu, se mi concede questo, se mi concedi, parliamo di Love, il nuovo album. Sì, ho voluto raccontare attraverso le note del mio pianoforte l'amore in tutte le sue sfaccettature, dall'amore romantico fino all'amore per una totalità, che è l'amore sacro. L'amore verso la famiglia e perché no, l'amore più difficile, che è quello che noi dovremmo imparare a rivolgere, almeno io, soprattutto io, a rivolgere verso noi stessi, la forma più difficile. Allora, io ho un po' studiato tantissime tue interviste, so che prima di ogni concerto devi avere un pezzo di torta al cioccolato, possibilmente sacher. Allora sì, mangiare. È vero, però purtroppo recentemente ho dovuto cambiare abitudine, perché adesso corro 7-10 km al giorno, frutta e verdura a volontà, e quindi prima del concerto chiedo se mi portano una bella caraffa di frutta. Ah, bene. E poi una cosa che mi piace tantissimo è quando descrivi la musica. Noi pensiamo sempre che i grandi come te, insomma, abbiano l'ispirazione in un momento. Invece tu dici proprio che le melodie, poi correggimi se sbaglio, ci sono tra di noi, basta scoprirle come fanno coloro che scoprono gli scheletri dei dinosauri. Ah, certo, certo. L'importante è essere ricettivi alla musica, all'arte che si nasconde negli angoli anche più apparentemente banali della nostra esistenza. È lì che vanno scoperti. E poi una volta afferrato un frammento musicale bisogna togliere tutto ciò che non serve e farlo venire fuori come fosse appunto lo scheletro di un dinosauro. Tu sarai super ospite nel venerdì qui a Sanremo, quindi ti ringraziamo davvero per questa esclusiva nostra di oggi pomeriggio, ma che cosa farai su quel palco? Allora, ci sarà un pianoforte, avrò la fortuna di avere milioni di cuori che saranno in ascolto e io cercherò di toccarli, almeno spero, questo mi spremerò l'anima affinché ciò avvenga, eseguendo il brano Loving You. Tu hai selezionato anche i ragazzi di Sanremo Giovani, sì, è stato difficile? È stato bellissimo, un grande dono, una grande opportunità mi è stata data, da loro ho ricevuto un arricchimento straordinario, perché hanno saputo raccontare il mondo con una profondità, con una sincerità che mi ha lasciato davvero senza parole. E tra l'altro il livello dei Sanremo Giovani, tutti hanno detto che è incredibile quest'anno. Sì, sì, i big assolutamente sono già nell'Olimpo e va benissimo, però una grande curiosità e un occhio di riguardo soprattutto per i giovani, perché loro rappresentano lo specchio, noi attraverso di loro possiamo specchiarci, riconoscerci e capire meglio il mondo che ci circonda in questo momento. Subito dopo Sanremo parte una tournée europea, nazionale e internazionale. Sì, mi sembra 27 febbraio, sì, a Londra, inizia il tour europeo, poi ci sarà un tour italiano ed infine ci sarà un tour giapponese. E quindi, insomma, vi aspetta un periodo particolarmente intenso sulle note di Love. E viaggiando in tutto il mondo, facendo la musica in tutto il mondo, qual è la differenza del pubblico? La differenza tra il pubblico europeo, italiano, giapponese, americano? No, non c'è una grande differenza. Io sento, trovo, almeno ho la fortuna di essere circondato sempre da un grande affetto, da un grande entusiasmo e dal fatto che la musica strumentale, cioè che non ha le parole, ha la possibilità di raggiungere il cuore delle persone indipendentemente dai limiti geografici e culturali. E io trovo questo assolutamente un aspetto assolutamente sorprendente della musica. Quindi grazie mille perché sei riuscito con il tuo splendido talento ad avvicinare i giovani, le nuove generazioni a una musica che hanno, insomma, le generazioni in passato sempre un pochino snobbato. Quindi grazie davvero per questo miracolo musicale. Ma io dovevo ringraziare i giovani, ma soprattutto i giovani dentro, più che altro, più che giovani in senso anagrafico, per aver riscoperto e per essersi avvicinato a delle forme classiche che secondo me hanno ancora molto da raccontare. Senti Giovanni, prima di lasciarci, ma è vero che quando tu inizi a parlare con una persona, invece di sentire quello che ti sta dicendo, senti proprio
la melodia della sua voce, insomma il suono proprio della voce, non quello che dice. Sei subito attratto da quello? Sì, sono attratto dalla musicalità della voce, dagli intervalli, dalle note che maggiormente rispetto ad altre vengono colpite, vengono eseguite, perché comunque ognuno di noi dentro una melodia. Ed è quella che poi fa innamorare gli altri, fa innamorare di sé. A proposito di innamoramento, di amore, Love del maestro meraviglioso che è stato qui con noi, Giovanni Allevi, grazie. Grazie a voi davvero. Saluto gli amici di Radio Bruno. Allora, saluto gli amici di Radio Bruno con tutto il mio affetto. Se ci dovessimo vedere in concerto, mi raccomando, tifo da stadio. E tanti cuoricini. Tanti.